Chi dice donna dice dono. Con questo slogan la sezione Avis di Fano ha lanciato il Donor Day tutto al femminile. Una giornata, come ogni anno avviene, tutta dedicata alla donazione in rosa per evidenziare come la donna riveste un ruolo essenziale nell'economia della sezione, rappresentando più di un terzo di tutti gli oltre 4.000 iscritti. Nelle giornate del 29 e 30 ottobre, 57 donne si sono presentate al punto Avis, nel centro trasfusionale dell'ospedale di Fano, per donare, di cui 3 nuove iscritte. Nel 2015 le donatrici sono state 682, ben 33 in più del 2014. Numeri di cui andare sicuramente orgogliosi. Siamo al quinto anno e anche quest'anno appunto non potevamo essere presenti. Oltretutto quest'anno abbiamo una novità, perché la solidarietà si sta allargando e siamo scesi in campo insieme alla LILT, perché proprio abbiamo trovato in questa associazione tante affinità, quali prima di tutto è l'informazione, il fatto della prevenzione, perché loro puntano proprio lo slogan prevenire, vivere, e noi quello che non è mai troppo tardi per donare. Il fatto della donazione in rosa è molto importante, è nata appunto 5 anni fa analizzando proprio i dati delle donazioni, perché abbiamo visto che i dati donazionali delle donne erano molto inferiori, ci sta per un fatto fisico, però magari erano molta la differenza. Abbiamo fatto così questa campagna di anno in anno e adesso siamo già arrivati al 30% delle donne donatrici, e questo dato oltretutto che è piacevole, è sempre in aumento, e quindi noi ogni anno cerchiamo di essere pronti a questo appuntamento.